Ciao amici e bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, vi porto un programma software che vi potrebbe salvare la vita. Nello specifico, stiamo parlando di Tenor Share 4DDIG. Questa società ha sviluppato questo software che lo potete utilizzare sia per Windows che per Mac. Nello specifico, oggi io ve lo vado a far vedere per il Mac, ma andiamo a vedere il tutto dopo la sigla. Eccoci di nuovo qua, ragazzi, e come promesso vi faccio vedere come funziona e di che cosa stiamo parlando e a che cosa serve soprattutto questo programma. Prima di iniziare, ci tenevo a dirlo che questo video è sponsorizzato totalmente proprio da Tenorshare. Detto questo, andiamo a vedere di cosa si tratta. Innanzitutto, questo è un programma di recupero dati. Quindi, se per sbaglio avete, non so, una pennetta oppure nel vostro hard disk cancellato un file per sbaglio, ecco che vi viene incontro questo programma. Come andremo a vedere, vi faccio vedere come si scarica, vi faccio vedere come funziona e vi faccio vedere come recupera il tutto e appunto se funziona bene e se ci darà indietro dei file danneggiati o meno. Perché sappiate che i file non solo bisogna recuperarli, ma ad esempio se andiamo a recuperare dei file video, soprattutto quelli o delle foto, potrebbero avere delle complicazioni e tante volte li recuperiamo ma danneggiati. Quindi andiamo a vedere come funziona e se appunto può fare al caso vostro. Quindi noi oggi andremo a fare questo recupero dati da questa pennetta e andiamo a simulare per sbaglio una cancellazione dei dati importanti e tramite appunto Tenorshare andremo a recuperarli. Quindi non ci resta che inserire la nostra pennetta nel nostro Mac, accendiamo il computer e vi faccio vedere il tutto. Adesso andiamo sul nostro computer e andiamo ad aprire, prima andiamo a scaricare Tenorshare e poi andiamo a vedere tutte le sue funzionalità. Allora, ragazzi, dopo aver digitato questo, vi manda a questa pagina, ma vi lascio comunque il link nel video sotto alla descrizione, quindi non vi preoccupate. Naturalmente qui vi spiega benissimo come fare. Una volta che cliccate su download per Mac o per Windows, vi apparirà quassù, come vi indica qui, l'iconcina che sta scaricando. Una volta scaricato, dovete andare a installare questo programmino qua. Allora, come possiamo vedere, abbiamo scaricato il nostro file, ci cliccate sopra con doppio clic e vi uscirà questa schermata. Una volta che vi esce questa schermata, doppio clic qua sull'icona di Tenorshare e come vedete lui vi sta caricando e vi installa appunto il programma nel vostro Mac. Adesso vi si apre questa schermata, dovete dare il consenso, quindi dovete aprire, mettere la vostra password per conseguire questa azione e adesso installazione è riuscita. Eccolo qua. Dopo vi potete leggere tutta questa guida e qui vi dice che potete sfruttare la versione gratuita che praticamente vi darà accesso a cerca, ai filtri, a scansionare accuratamente i dati persi, l'anteprima dei file persi prima del recupero, l'anteprima delle immagini video danneggiate prima della riparazione. Dopodiché, per invece avere anche il recupero senza limiti dei file cancellati, salva i record di ricerca per evitare di nuove, recupera dai dischi rigidi, recupera dal cestino svuotato, ripristina dal Mac in crash, ripara foto e video corrotti, consulenza e assistenza remota, dovete comprare la versione completa. Allora, una volta aver digitato sulla versione completa, perché è quella che poi ci aprirà le porte a recuperare tutti i dati persi, ci apparirà questa schermata. Una volta qui, come vedete, vi offre
la Tenor Share, uno sconto del 30%. Quindi io questo coupon ve lo metto comunque in descrizione nel video, e detto questo andiamo ad analizzare i vari pacchetti che vi offre appunto Tenor Share. Il primo pacchetto è questo, che è quello più popolare, ha detto da loro, è un mese di licenza soltanto, che può fare al caso nostro, se ci capita una volta sporadica di perdere un dato importante e recuperarlo al volo, spendiamo questa cifra, sappiamo che abbiamo il programma per un mese, dopodiché ci scade la licenza e non possiamo più usare il programma completo. La seconda interessante viene 14-15 euro di più, è scontata, come vedete da 109, anche questa è scontata da 89,99,55 e questa da 109,69. Questa qui ha sempre la licenza per un Mac, tutti e tre hanno licenza per un Mac, e questa praticamente dura un anno, dopodiché va rinnovata, altrimenti vi scadrà come questa. E questa invece, che è la licenza a vita, secondo me la più interessante, perché è vero che costa praticamente quasi il doppio, ma nemmeno, un po' meno del doppio, di questa annuale. Facciamo un esempio, se questa la comprate per una cosa sporadica, per un'eliminazione sporadica, e la pagate praticamente quasi 60 euro, questa è vero che viene il doppio, ma ce l'avete a vita con tutti gli aggiornamenti del caso che vi rilascia Tenor Share, e se in un anno vi capita tre volte, voi già ve la siete ripagata, ma anche se vi capita in 2-3 anni, comunque non dovete più acquistarla. È un programma che avete sempre, sempre super aggiornato e sempre disponibile. Io probabilmente, fossi in voi, opterei per questa qua, ma comunque detto questo, dovete acquistare la vostra licenza e dopo aver acquistato la vostra licenza potete estrarre a recuperare il file eliminato, che ora vi farò vedere. Naturalmente, se andate e scorrete verso il basso, potete trovare anche delle combinazioni di prodotto, quindi dei pacchetti, e potete tranquillamente scegliere tra questi, sempre come vedete con il 30% di sconto. Quindi non vi resta che affrettarvi se siete nelle condizioni, o appunto se vi serve un programma di questo genere che vi recupera i dati. Allora, abbiamo inserito la nostra pendrive. In questo momento vado ad aprire una nuova cartella, la chiamiamo cartella eliminazione, e in questa cartella vado a mettere questo video, perché no, andiamo a mettere anche un'immagine, magari andiamo a mettere questa copertina qua. Quindi abbiamo, vi faccio rivedere, all'interno della nostra pennetta questa foto qua e questa registrazione a schermo. Ora io esco, andiamo sulla nostra pennetta e andiamo ad eliminare appunto, magari per sbaglio, queste due foto e video che abbiamo messo nella cartella eliminazione. Ora facciamo un altro passo ed eliminiamo anche completamente dal cestino, perché avete sentito il rumore dell'eliminazione, perché a volte succede che per far prima dai tasti di tastiera non andiamo ad eliminare e poi ci chiede la conferma, ma andiamo ad eliminare subito completamente, ed ecco qua che abbiamo fatto il patatrack. Quindi ora io mi accorgo di aver eliminato due dati importanti ed ecco qui che ci viene in soccorso Tenor Share. Lo andiamo ad aprire. Noi siamo entrati, abbiamo messo la nostra bella licenza appena acquistata e possiamo andare a scansionare. Lo aggiorniamo più tardi e come vedete qui abbiamo tutto il disco del nostro Mac, ma se avete un computer Windows vi trovate il disco del computer Windows appunto. Qui abbiamo le unità esterne collegate, quindi nel nostro caso, nella fattispecie,
la nostra pennetta dove dobbiamo andare a recuperare i file eliminati per sbaglio e il cestino. Oltretutto, qui abbiamo delle opzioni avanzate che ci dicono di recuperare facilmente i dati da un computer bloccato, quindi quando il computer non si accende più potete con questo programma comunque recuperare i dati, tanta roba, e inoltre possiamo riparare le foto e riparare i video. Questo a che cosa serve? Lo dico subito, non è il caso nostro, non si sa, però di solito potete andare a recuperare anche un video con altri programmi e vi uscirà fuori che il video tante volte potrebbe essere danneggiato, ossia l'avete recuperato, ma non funziona più come prima, quindi non c'è più la riproduzione. E questo serve un po' a cercare di riparare quel video danneggiato. Ora, nel caso nostro, andiamo qui sulla nostra pennetta di Fabrizio e vi esce fuori questa schermata. Qui vi dice qual è il file da recuperare. Naturalmente potete mettere tutti, ma la scansione sarà più lunga. Se invece andate con l'obiettivo, nel nostro caso foto e video, andiamo ad eliminare documenti, audio e altro, e per il programma sarà più facile appunto dedicarsi solamente a quei file. Ora io do l'ok e lui inizia la sua scansione. Come vedete ci sono parecchi oggetti, ho usato una pennetta che già c'era dentro tanta roba per metterlo in difficoltà. E vediamo che cosa succede. Naturalmente io lo sto facendo dalla pennetta, ma lo potete fare anche dal vostro hard disk o dal cestino, come vi ho fatto vedere, da qualsiasi cosa o punto avete cancellato. Ora aspettiamo un pochino e torniamo quando ha fatto tutta la scansione. Come vedete, il nostro programma ha trovato tutti i file audio e video all'interno della nostra pendrive. Spingiamo capito. Ed ora andiamo a cercare di vedere se ha recuperato i nostri file eliminati. Andiamo a recuperare qui nel cestino. Vediamo che cosa succede. Recupera. E nel cestino ci apre questa schermata qua. Dunque, noi andiamo su Apri, lui sta elaborando. Ci vuole qualche istante. 97%, 100%. Ok, adesso ha fatto, andiamo a visualizzare i nostri file. Come vedete, ve li riporta qua sul computer, sul vostro hard disk, utenti, tenor share. Andiamo a vedere, dovrebbe essere qui Fabrizio Cestino, vediamo qua. Ed ecco qua che abbiamo sicuramente trovato quello che ci interessa. Ecco il nostro, la nostra foto recuperata ed ecco qua la nostra registrazione schermo video recuperata. E come vedete, non solo, ma funziona anche il video, quindi il video non è stato corrotto. Quindi da questo punto di vista, ragazzi, tanta tanta roba. Come avete visto, prima addirittura ha recuperato anche file vecchi, infatti c'erano 92 giga di file eliminati. In questo caso noi siamo andati a vedere solo nel cestino, ma direi che ha fatto un egregio e buonissimo, anzi direi ottimo lavoro. Bravi quelli di TenorShare, quindi non posso far altro che consigliarvi. Ragazzi, dopo aver visto sul nostro Mac, nella fattispecie, come funziona, come scaricare TenorShare, spero che avete capito per bene tutti i passaggi che potete fare con lui e quello che è in grado di fare. E cosa importante, come dicevo all'inizio del video, che lui riesce a recuperare file video e soprattutto a non ridarveli danneggiati. Quindi questa è tanta tanta roba, perché non è solo recuperare il file in sé per sé, ma anche ridarvelo non danneggiato. E TenorShare riesce a fare proprio questo. Vi dico che
come avete visto all'interno del computer, potete comprarlo sia a vita che mensilmente oppure annualmente. Il mio consiglio è quello di comprarvelo a vita, ma perché avete gli aggiornamenti sempre costanti e il vostro software è vero che oggi vi serve e magari per 3 mesi, per 1 anno non vi serve, ma quando vi servirà, che per sbaglio, perché fidatevi che succede, eliminate un file molto importante, dovete andare a riacquistare Tenorshare di nuovo. Quindi se lo comprate per 1 mese solo perché vi serve quella determinata volta, sì, ok, è vero, però poi ricapiterà e lo dovete riacquistare, mentre invece con la licenza completa, che non costa poi così tanto, ce l'avete sempre lì, sempre aggiornato e sempre pronto all'uso. Come avete visto, Tenorshare è un programma molto importante di recupero dati e come avete visto funziona veramente bene. Non aggiungo altro, spero che come al solito il video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel mi piace. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e switchate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video che usciranno. E inoltre, se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram e su TikTok, dove sono i social che vi spoilerò ogni giorno le news sulla fotografia e sulla tecnologia. Io ragazzi ringrazio ancora Tenorshare per avermi dato la possibilità di farvi vedere a voi come funziona e quello che è in grado di fare. Con questo ragazzi vi saluto e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!